Ciao, mi chiamo Rosa Louise McCauley, ma forse voi mi conoscete come Rosa Parks e sono nata il 4 febbraio 1913. Questi sono i miei genitori, mia madre Leona e mio padre James. Sono nata a Tuskegee, Alabama, ma lì ho passato solo i primi anni di vita. I miei genitori si sono separati quando ero ancora piccola, quindi mia madre ha portato me e mio fratello Sylvester a Pine Level, vicino Montgomery, dove vivevano i miei nonni. Ho frequentato una scuola rurale fino ai miei 11 anni, quando sono entrata a far parte della Montgomery Industrial School for Girls, una scuola privata per ragazze di colore. Le tasse scolastiche erano troppo care per la mia famiglia, quindi ogni sera pulivo le aule per poter frequentare le lezioni e i laboratori. In seguito ho iniziato a frequentare un liceo, che purtroppo ho dovuto abbandonare per occuparmi di mia nonna e successivamente di mia madre, entrambe con problemi di salute. Nel 1932 ho sposato Raymond Parks, un barbiere di Montgomery già attivo per i diritti civili. Il mio diploma di liceo era ancora in sospeso ed è stato proprio lui a darmi la motivazione per raggiungere questo obiettivo. Infatti, nel 1933 ho completato i miei studi, proprio quando meno del 7% degli afroamericani in tutto il paese era riuscito a diplomarsi. Nella mia vita ho praticato molti lavori, ma forse il più importante e duraturo è stato fare la sarta. Finalmente, nel 1943, sono entrata nella National Association for the Advancement of Colored People, una delle associazioni per i diritti civili più importanti di tutti gli Stati Uniti, dove mio marito era già attivo da tempo. Sono stata eletta segretaria nella sezione di Montgomery, non per la mia bravura, ma solo perché era necessaria una donna per svolgere quel lavoro. Sono stata anche un'attivista contro lo stupro, un atto deplorevole che ha l'abilità di danneggiare le vittime per tutta la loro vita, che siano donne maggiormente colpite o che siano uomini. Il 1 dicembre 1955, per tornare a casa dopo una giornata di lavoro al magazzino, sono salita sull'autobus. I posti riservati ai neri erano occupati, quindi ho deciso di sedermi in quelli che teoricamente sarebbero dovuti essere comuni, solo se non richiesti da passeggeri bianchi. Il tragitto trascorre tranquillamente quando ad una fermata sale un uomo bianco che inizia a guardarmi con aria di disprezzo. L'uomo mi invita ripetutamente ad alzarmi e, data la ferma convinzione di non lasciare il posto, decide di intervenire anche l'autista che, con toni poco gentili, minaccia di chiamare le forze dell'ordine. Quel giorno ero proprio stanca di subire e, alzandomi da quel sedile, avrei solo appoggiato la situazione in cui vivevo, quindi con orgoglio e coraggio ho detto semplicemente no. Come promesso, dopo pochi minuti è arrivata la polizia con un mandato di arresto nei miei confronti per condotta impropria. Mi è stata fatta la foto segnalettica, sono state prese le mie impronte digitali e sono stata portata in carcere. A poche ore dall'arresto, fortunatamente, sono stata rilasciata grazie alla cauzione pagata da Clifford Dar, avvocato bianco che aveva già lottato per i diritti civili. Ma quindi perché Rosa Parks ha dovuto fare questo gesto, o comunque ha dovuto pronunciare questo no? Fino alla metà degli anni 60, in molti stati degli Stati Uniti erano in vigore leggi che discriminavano duramente la popolazione di colore, negando loro i più elementari diritti civili. Nell'immediato dopoguerra, uno dei problemi della più antica democrazia del mondo era ancora quello della segregazione razziale. Bianchi e neri infatti sono divisi in ogni attività della società civile. Comprano in negozi e supermercati diversi, mangiano in ristoranti diversi, soggiornano in hotel diversi e vanno ovviamente in scuole separate. Se una persona di colore voleva stare insieme a una persona bianca doveva essere molto riverente, doveva rispettare le sue regole e rispettare molto la persona. Infatti nella comunità di colore si discute da mesi su azioni di disobbedienza civile nei confronti della segregazione razziale. Rosa Parks è una donna e sono proprio le donne di colore le principali utenti del servizio di trasporto pubblico e dunque le prime vittime dei soprusi segregazionisti. Non a caso è proprio un'altra donna, Joan Robinson, presidente di un'associazione femminile afroamericana, insieme all'allora sconosciuto Martin Luther King, a ispirare e promuovere il boicottaggio, degli autobus di Montgomery. Stampa migliaia di copie di un comunicato anonimo in cui si invitava la popolazione nera a boicottare i mezzi pubblici della città dell'Alabama, il 5 dicembre, il giorno appunto del processo di Rosa.
All'alba l'attivista distribuisce i volantini in scuole, negozi, e chiese, ma è proprio nei saloni, che le parrucchiere e le estetiste, più acculturate, indipendenti di altre lavoratrici, sono pronte a informare le clienti, della situazione. L'azione di protesta diventerà simbolicamente, l'atto di nascita del movimento per i diritti civili. 5 giorni dopo l'arresto si celebra il processo di Rosa Parks e quel giorno per protesta tutta la comunità di Montgomery diserta gli autobus. Infatti la solidarietà è molto forte e per ben 381 giorni si organizzano sistemi di trasporto alternativi. Il 4 giugno 1956 la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America emana la sentenza in base alla quale la segregazione razziale sugli autobus è anticostituzionale. La resistenza pacifica del reverendo Martin Luther King, di Rosa Parks, di Joan Robinson e dell'intera comunità di Montgomery, non solo era stata a base dell'emanazione di questa sentenza, ma aveva anche dimostrato che il boicottaggio era un valido e efficace strumento di lotta. Intorno agli anni 60 l'esigenza di far riconoscere i diritti civili di tutta la popolazione senza discriminazioni si fa sempre più sentita. Proprio in questi anni sia i partiti politici che le istituzioni religiose si battono in favore di tali principi. Lentamente si modifica anche l'atteggiamento che i bianchi hanno contro la popolazione di colore in settori anche rilevanti della società. Pensi che i giovani di oggi possano finalmente estirpare tutti questi pregiudizi? Credo che le discriminazioni non finiranno mai, perché ancora troppe persone trasmettono questo odio di generazione in generazione e comunque la nostra società è piena di stereotipi. Credo però che la situazione stia cambiando positivamente ed è necessario ricordare ai giovani che tutti possiamo fare la differenza se vogliamo e comunque le battaglie non si vincono con la violenza, ma con metodi pacifici, come è stata la disobbedienza civile. Non si deve mai temere di ciò che si sta facendo se si sa che è giusto farlo. We must never ever forget about the power of ordinary people to stand in the fire for the cause of human dignity. We thank you. I thank you. This medal is encouragement for all of us to continue until all people have equal rights. I didn't get on with the intention of being arrested. As long as we did give in, it meant that they could say that we were satisfied with that type of treatment, and I didn't want it to be known that I, as a human being, was satisfied with being treated in such a more determined, and I think I must have pushed that fear out of my mind at the time when I had to face arrest. Right. Is this small, quiet woman whose name will be remembered long after the names of senators and presidents have been forgotten?